Dopo la vittoria di Avellino abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, però con la testa ovviamente a questa partita di domenica, che tutte le partite sono importanti, diciamo che questa è un pochettino più importante delle altre, perché è contro una squadra, oltre a essere sempre una in meno di quelle che mancano alla fine. Quindi il margine di recupero diventa ovviamente sempre minore, dove poi è una partita che si gioca in casa, dove è una partita contro un'avversaria a pari punti a noi in classifica, è chiaro che già in tutte queste cose qua è implicito dire il valore di questa partita. Noi dobbiamo arrivare a giocare una partita sulla falsariga di quelle che abbiamo fatto in casa con Pistoia e ad Avellino, cioè una partita consistente, una partita dove la nostra difesa deve avere un impatto molto importante perché il talento offensivo di Pesaro è di una buona qualità espressa da in primis le punte. Come Thornton e come Jones sono due giocatori che a livello qualitativo sono di alto livello, secondo me, anche riferito al nostro campionato. E sono due punte che hanno la maggior parte della distribuzione dei giochi loro, delle situazioni di attacco loro. Attorno a loro poi ci sono altri giocatori che possono essere buoni. Utile a dare una mano e io non sto a guardare o a pensare quello che può fare Arro se è all'ultima partita o meno, ma lo considero come un giocatore che sta facendo 11 punti a partita, quindi un giocatore assolutamente da non sottovalutare, così pure come non ho assolutamente la minima pensiero di sottovalutazione di Azel. Che io a Zé me lo ricordo a Bologna, un giocatore di grande qualità offensiva. Dopodiché vedremo se quello che potrà il nuovo allenatore magari rimettere in gioco Zavakas come secondo lungo o Gazzotti o andare come stanno andando ultimamente con Noko e Jones assieme. Ma di sicuro, ecco, al di là di tutto questo per dire della qualità dei giocatori loro, per dire che noi dovremmo fare una partita molto importante a livello fisico, molto importante a livello difensivo, a rimbalzo, molto importante a livello di rimbalzo e in attacco giocare una partita di ritmo, una partita di ritmo, una partita di gioco in transizione, una partita di fare muovere loro, cercare di giocare una pallacanestro più dinamica come si deve fare a una squadra che gioca con una partita con una grande impronta difensiva. Ecco, essere l'impronta difensiva, poi trasformare e cercare di capitalizzare quello che si fa in difesa con un attacco abbastanza veloce e abbastanza immediato.